finezza, anche piccola, te la lasci sfuggire, qualcuno ascolta, twitta e la rende pubblico, nella stragrande maggioranza dei casi irrilevante. In questo un po' meno. Il tweet raccontava di un imminente ritiro e quello che si stava per ritirare è probabilmente il più grande conduttore televisivo della storia d'America. Quello che dal 1993 ogni sera qui tiene il Dave Letterman Show. Di sicuro ci sono i numeri che parlano per lui, perché se aggiungete agli anni con la CBS, quelli con l'NBC, arriveremo a quota 33, il massimo di sempre, 3 in più di Here Comes Johnny Carson, altrettanto leggendario. Questo teatro ha carattere e storia, per esempio la CBS, che lo possiede dal 1936, si è permessa il lusso di ospitarci il primo concerto dei Quattro di Liverpool, concerto nel quale John Lennon, come se volesse anticipare i suoi anni 70 a New York, derise quelli della prima fila e solidarizzò con quelli della galleria. C'è ancora un anno per venire qui a omaggiare un grande della televisione. L'ultima volta che personalmente mi ha fatto impazzire il Dave Letterman Show è quando sono venuti Eminem e Jay-Z, che erano in promozione per il loro, direi, favoloso concerto dello Yankee Stadium, l'esaurito degli esauriti. Jay-Z ha parlato di LeBron James, Eminem ha dato la sua lista delle 10 migliori cose che si dovrebbero fare. Erano consigli per bambini, la prima voce è grazie, la seconda è prego, la terza step up, bitch.